Fabrizio Cecchetti, Presidente del Consiglio della Regione Lombardia, è proprio il Consiglio, insomma, deciso di riunirsi ad oltranza da venerdì fino a martedì. L'oggetto della discussione è la legge elettorale con l'abolizione del listino. Si riuscirà a farlo? Ma quello dipenderà tanto dalla politica. Come Presidente del Consiglio regionale ho applicato fino in fondo il regolamento e ho dato la possibilità alla politica di trovare un accordo tra venerdì, sabato, lunedì e martedì proprio sulla legge elettorale. Chiaro, si parte, ed è anche convinzione della Lega, l'abolizione totale del listino bloccato, dopodiché una volta fatta la legge elettorale vedremo cosa deciderà la politica. Se qualcuno venerdì, prima di approvare la legge elettorale, deciderà di far saltare il banco e quindi manterrà ancora il listino bloccato, se ne prenderà le responsabilità. Ha lanciato anche la proposta di istituire una commissione antimafia. Cosa risponde magari a chi mette in dubbio la possibilità che non ci siano i tempi per farlo? Ma io penso che quando si parla di questioni così delicate e importanti, quindi la lotta contro la mafia, ci sia sempre tempo per trattare questi temi. L'abbiamo lanciata proprio con il segretario federale Maroni a Rho. Ieri è stata varata la nuova giunta, proprio qui oggi il segretario Maroni ha detto che è importante avere in giunta una figura chiave come il vicepresidente Andrea Gibelli, che ha mantenuto tra l'altro le sue deleghe. Un giudizio su questa giunta? Ma guardi, bisogna vedere cosa succederà nei prossimi giorni. Innanzitutto la presenza di Gibelli è una presenza di garanzia, di controllo, soprattutto in questo momento. Poi è chiaro, noi l'abbiamo detto, l'epoca Formigoni è terminata, è finita, di conseguenza vedremo, c'è una giunta che sarà chiamata a lavorare per 2 o 3 mesi al massimo, di conseguenza non ci si aspetta grandi cose. L'importante è il bilancio per l'approvazione del bilancio, che può essere fatto anche con il consiglio sciolto. Chiaro, il bilancio è importante perché è l'occasione per dare contributi, fondi a aziende e cittadini, quindi quello è sicuramente un passaggio. Sarebbe stato meglio chiudere magari questa legislatura con dei provvedimenti, come aveva lanciato anche Matteo Salvini come Lega in generale, con l'abolizione del ticket per i pensionati, per le fasce più deboli, il fatto di dare un po' di finanziamenti a quelle aziende agricole che sono in difficoltà e a tutte le aziende, a tutti quei lavoratori che adesso in Lombardia sono circa 30.000 le aziende che sono in crisi in Lombardia. Bene, bisognerebbe dare in maniera concreta e determinata, forte, delle risposte in questi giorni.